Bella, frate. Sono qui ora, sono le 11:20. Non so se mi sono svegliato tardi. Ma ho fatto le due, eh. Sempre nella casa di... No, qualche way. Mi sono svegliato perché ho sentito qualcuno che vomitava, ma non capisco se era un sogno. Non so. Uscite fuori, no? Glielo sa, cosa lo sa. Lo sa che tu non vuoi fare la cacca nel giardino, perché tu sei un bravo date. Dammi 2 secondi che mi lavo la faccia. E poi andiamo, ok? Vediamo se tu vuoi. Andiamo, dai. Questo è il mio ziretto turistico. Qua in realtà il paesino qua non so come si chiama. Credo sia tutto Denover. Ok, credo. Ma non sono sicuro. Oh, frate, a Sornamonte mi hanno risposto per un work away e l'alloggio sarebbe una roulotte con la tenda e tutto quanto. E non mi ricordo dove sta. Marques Ness. Dove cazzo era Marques Ness? Ho ricevuto un sacco di risposte, lo sai? E poi si chiamano Bianca e Roland, pensa. Invece là era Bianca e Edward. Il signore mi ha detto da far caffè così, dice che viene buonissimo. Pure la caffettiera che è francese questa? Sono ignorante. Quella bandiera greca l'ho perso, mi sa. Non so dove è andato a finire, quindi c'ho tre. Qual era l'altro? Questo, questo, quello. Ah, quello blu scuro e rosso scuro. Vabbè. Ah, sono solo, possibile. Mezzogiorno e mezza, frate. Pensavo che era più tardi. Usciamo fuori, dai. Ah, non devo far vedere, diciamo, vedi, questa non è una cosa. Questa è una cosa. Tipo, non devo far vedere le prove, ok? Le prove per far vedere che non sto dicendo è una cazzata, ok? Non esiste, vabbè, questo, come si dice? È un condividere ciò che mi accade e chi non vuole credere, ma sa affari sua. Questo è come se dire a un amico che ho fatto un incidente, mi hanno tamponato.
E quello dice: ah, non ci credo, fammi vedere le prove. L'amico non lo farebbe mai. Anche perché tu perché dovresti mentire a un amico per far che? Cioè, per cosa? Perché? Passala via. Allora, frate, sto da re qua. Oh, frate, non puoi capire quanti camper passano di là. È un via vai continuo. E ogni volta che li vedo mi viene, sai, quella cosa. Capito? Tipo, anch'io. Presto, presto, presto. Io so che passerà presto. Però non desidero, insomma, che passi presto, ok? Perché anche questa è vita, frate. Vedi, anche questa è vita. Cioè, sperare che questo accadere finisca presto è come se vuoi annullare, diciamo, parte della tua vita, come se vuoi cancellare parte dell'esperienza, ok? Ecco un altro campere che gira, che vanno tutti a quel supermercato dove volevo andare io. Vedi, io volevo fermarmi al supermarket dove ho fatto la spesa ieri, però ho detto vabbè, ma continuo, dai, mi fermo più avanti, magari trovo un Lidl. E ho continuato, vedi, ho continuato, ho ripreso la A7 e la cosa strana è che il ragazzo poi mi ha raccontato che anche lui doveva fare un'altra strada. Dice, allora ho cambiato, dice, il percorso. E poi è successo quello che è successo, ok? Era tutto perfetto, proprio è successo esattamente quello che doveva succedere. Cioè, tutto quello che ho fatto nella mia vita mi ha portato lì, vedi? Esattamente lì, e non lo potevo evitare. Vedi, era impossibile evitare ciò che è successo, impossibile, frate. Quindi sono in pace con questo, vedi? Sono in pace con quello che è successo. Sogno comunque sia il domani, sogno di avere un nuovo camper, e tante altre cose. Però nel frattempo mi concentro su quello che sono oggi e su quello che possiedo oggi, ok? Possiedo sempre il tempo, fratello. Vedi, il tempo è sempre a mia disposizione. È una cosa che rimane sempre con me. Vedi, il tempo per fare ciò che voglio fare. E l'altra cosa importante, vedi, la devo dire questa cosa. Qua non si tratta di rispondere, ok, questa non è una chat, ok? Non si tratta di rispondere ai provocatori, ai Gandhi del web, ai detective del web, ok? Questo è un condividere, fratello. E condividere la propria vita, fratello. E vivere, vedi, e intrattenerti di quello. Però se poi vuoi, vedi, indagare sul passato del personaggio, su chi è il personaggio, quello è un viaggio tuo, ok? Non è il mio. Io voglio vivere nel presente. E vivo abbastanza nel presente, ok? Senza pensare a quello che è stato. Tanto, tanto tempo fa, ok? Sono troppo impegnato a vivere il oggi, ok? E pensare al passato e ritornare e spiegare, vedi, stare a spiegare a qualcuno il perché di questo, il perché di quell'altro, mi ruba tempo, vedi? Questa cosa ruba tempo al vivere adesso. Quindi io non partecipo al chat. Al chat dei detective, okay? Non partecipo, fratello. È un gioco che a me non mi interessa. Ripeto, il mio più grande interesse è vivere il qui e ora. E abbastanza, fratello. Non mi serve andare a, vedi, a fantasticare sulle cose che sono successe prima, ok? Ripeto, tanti, tanti, tanti anni fa, ok? Posso solo dire che se non fosse stato, vedi, per le cose che mi sono successe prima, cioè tutte le esperienze, ok?
precedenti mi hanno portato a essere quello che sono oggi, cioè nato straniero. Ok, io sono nato straniero e basta. I am fulfilled. See, my daily life fulfills my needs. My daily life fulfills my needs. Sì, pure qua si sente solo il vento, qualche macchinina che passa, ok? Pace. Quindi voglio pensare quello, che la vita mi ha regalato di nuovo la pace e la tranquillità, frate, ok? E so che tutto andrà bene, ok? So che tutto andrà bene, frate, tutto andrà come deve andare, frate. Ed è sempre stato così, vedi? Da quando sono nato, che tutto è andato come deve andare. Poi sempre ritornando al discorso di amor proprio, io amo la mia realtà, frate, amo la mia realtà, amo ciò che mi accade, amo ciò che sono, che amo me stesso, frate. Non so di cosa sono fatto, non lo so. Non lo so se sono questo corpo, questa mente, o bla bla, non lo so, frate, non lo so. Non mi interessa, vedi, non mi interessa, non mi aiuta, vedi, non mi aiuta a vivere il qui e ora. Accadono talmente tante cose intorno a me che questa domanda non mi toglie, vedi, tempo a vivere il giorno per giorno. Non serve sapere, penso. Vedi, è un po' come gli animali, no? Non sanno di essere animali, non sanno cosa sono, non hanno questo concetto, questa ricerca in testa, vedi, non ce l'hanno. E non ce l'ho neanche io. Questi sono i miei pensieri di oggi, frate, che volevo condividere con te. Vedi, questo esce dalla mia mente. E non è una cosa mia, vedi, personale. Okay? Tutto ciò che fluisce da qua, io condivido. Basta. Capito, frate nene? Eh? Abbiamo da fare con la Puschini. Perché sennò Singa non si calma. Dov'è la Moschine? Dov'è la Moschinine? Dov'è? Dov'è la Moschine? Lasciamo un po' così, magari esce da sola. Talmente grande sta appartamento. Andiamo? Andiamo, sì, con questo. Andiamo, finghine? No. Bravi, fate la pennichine. Sei bambini bravi. Metti là. Quanto è bella. Aspetta la Moschine. Niente, non è uscita ancora. Sta, non so, da qualche parte. Ah, comunque stasera cucino per la famigliola qua, ok? L'astice, perché alla fine ho visto è un astice, non una aragosta. Aggiornamento, frate. Sono le, non lo so, che l'orologio è stato là. Ho appena finito di fare una doccetta fantastica. O comunque tagliare la legna ha dato i suoi frutti, ok? Cioè il corpo di nato straniero è completamente cambiato. Cioè. Dove sei nato straniero? Dove sei? Perché i 10 anni di palestra poi escono fuori, capito? Stavo bene prima e che non mi alleno più. E quindi il corpo si addormenta, ok? Però 3 settimane, 23 giorni di legna, ok? Hanno fatto... esta.
Self-centered motherfucker. Okay. Mi serve una pentola più grande perché non entra. Devo chiedere al signore qua della casa se c'è una cosa più grossa. Che figata, che figata. Poi vado. Vado e torni. Andiamo che adesso arriva Yost. Arriva Yost e mi porta la pentolona. Absolutely. It's a big boy. Yeah. Chi sei la singhine? Chi sei la singhinine? La singhinina è puzzolente con tante tasse. Ma va bene, va bene, va bene. Molta tasse vostri, molta tasse. Ancora, allora, astice secondo le indicazioni di Ivano, ok? Che ieri sera se siamo sentiti e va spiegato insomma come farlo. Non l'ho mai cucinato in vita mia. Poi mi ha detto insomma come farlo in base alle cose che ho io, ok? A disposizione. Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei trovato oggi qua a cucinare io, Yost e la signora? Ah, che figata, che figata, frate. Felice di essere vivo, vedi, felice di essere vivo, frate. Oggi è così, vedi, oggi è così. E domani chi lo sa, ok? Magari domani in mezzo alla strada, ma a me non me ne frega niente, frate, ok? Sono bravi, devi essere quel boy, devi essere quel girl. Che sei, Tose? Non vuoi essere filmatine? No, Tose? Ma che sei bravo, Tose, Tose. Ma che bravo, Tose. Tose, ma... sai famine, sai, ecco perché sai famine. Lo so, lo so. Anche la brutinina. Anche la brutinina. Oh, ma date, date. Oh, ma date, date. Oh, date, date. Date, date. Oh.